Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella. Io sono una ragazza indaco cristallo che ha vissuto e sta vivendo la cosiddetta transizione. In realtà ho molte caratteristiche cristallo e molte caratteristiche indaco e quindi riesco a capire sia diciamo, le persone che vibrano a una certa frequenza e quindi riesco a comprendere quello che sta avvenendo, quindi la cosiddetta transizione, il passaggio da un'energia ad un'altra. Premetto che ho iniziato a ricevere i messaggi degli angeli a partire dal 2009, anche se in realtà all'epoca non conoscevo le cose che conosco ora. Ho ricevuto veramente tanti messaggi che riguardano il futuro, la nuova terra, la venuta di questi nuovi bambini cristallo, i bambini arcobaleno, il passaggio che sta avvenendo in questo momento importantissimo, veramente per il pianeta e per tutte le anime che si stanno risvegliando. Allora, questo video è fatto con l'intento veramente di aiutare il maggior numero di persone possibili a liberarsi da tutto ciò che gli sta impedendo di vedere chiaramente la verità, di riconoscere la verità. La maggior parte delle anime antiche che si risvegliano proprio nel momento del risveglio, nel momento in cui iniziano a ricordare chi sono e perché sono venute qui, molto spesso iniziano ad avere dei grossi problemi, grossi ostacoli. Iniziano veramente ad accorgersi di come il karma che si portano dalle vite precedenti, anche il discorso dei pesi che si portano dalla tutta la linea genetico-genealogica, quindi non è solo un discorso di karma, ma proprio il peso degli antenati, e poi ci si mettono i cosiddetti impianti. E ora io cercherò di spiegare mano a mano, punto per punto, almeno le cose un pochino più importanti, per cercare di aiutare a portare alla consapevolezza la verità senza avere paura, perché quando si conosce la verità e si ha lo strumento per poter uscire da questo circolo vizioso, da questa negatività, conoscendo la verità si ha la possibilità di trascendere tutto e di riallinearsi al proprio cammino di luce, ricollegarsi con la propria anima e quindi seguire il proprio cammino senza ostacoli, veramente in una maniera libera, limpida. E in più io personalmente lavoro con gli angeli di Dio, che sono esseri di luce, di amore puro e incondizionato. Io so benissimo che in rete c'è molta disinformazione, ok? Purtroppo molte persone sono state attaccate da entità basse, da spiriti burloni che si sono spacciati per i cosiddetti angeli di Dio e hanno creato caos tra i canali di luce, in quanto una persona che si apre a ricevere dei messaggi, in quanto il proprio cuore è un cuore puro, e quindi si tratta di persone luminose, nonostante il proprio ego, come ce l'hanno tutti, ancora non sono in un cammino spirituale avviato, è solo l'inizio. Ecco che arrivano le cosiddette intromissioni e queste mettono in crisi le persone. Molte persone potrebbero anche arrivare a perdersi, a non continuare il proprio cammino di luce. Quindi, perché io dico queste cose? Gli angeli mi avevano pregato già da mesi di fare questo video, ma sinceramente avevo scritto degli articoli che riguardano la protezione psichica, il perché è importante essere un canale pulito. Questi articoli voi li potrete
potrete trovare qui sotto cliccando nei link, però sinceramente con un video è molto più semplice arrivare a più persone possibili. Io cercherò di sintetizzare, anche perché il processo di liberazione è un processo, è una preghiera dove voi dichiarate proprio col vostro pieno potere divino di sciogliere i cosiddetti contratti, accordi, eliminare gli impianti, liberare tutta la linea genetico-genealogica, fare un lavoro di grande pulizia e così via. Questo processo di liberazione l'ho offerto gratuitamente, in parte, una parte di questa preghiera, in un momento di grandissima difficoltà nella mia vita, l'ho trovato su internet, e poi gli angeli mi hanno aiutato ad aggiungere altre informazioni per renderlo ancora più completo. Non solo, nei prossimi giorni vedrò ancora di renderlo ancora più completo, ci sono altri dettagli da aggiungere. Vi posso garantire che recitare il processo di liberazione con intento puro di amore, di liberare noi stessi e tutte le persone coinvolte con autorizzazione della loro anima se superiore, ha il potere straordinario di liberare voi stessi dai pesi. E ora cerchiamo di spiegare un attimino. Prima di tutto siamo tutti diversi, in che senso? Ognuno ha le proprie esperienze. Le anime antiche, mi rivolgo in particolar modo alle anime antiche in quanto sono i cosiddetti operatori di luce che nel momento del risveglio iniziano a vivere più o meno delle turbolenze, cercano le risposte, non riescono a trovarle, iniziano a ricevere i messaggi, non sanno discernere, entrano in crisi, vanno dai maestri e magari rimangono delusi, non riescono a trovare le risposte dentro di sé perché non sanno come purificare il canale. Insomma, sono veramente tante le cose che possono accadere a un operatore di luce. Ecco, questo video sinceramente è esteso a tutti gli operatori di luce, a tutti coloro che si sentono di essere operatori di luce. Care anime antiche, dovete rendervi conto che in questa vita voi non avete il ricordo nella mente di quelle che sono state le vostre vite precedenti. Gli operatori di luce che in questa vita sono operatori di luce lo sono stati anche in passato. Le anime che magari in altre vite hanno commesso degli errori, chi più chi meno. Errori è una parola grande, in quanto si sbaglia per imparare, va bene, però mettiamo il caso che in una vita precedente voi avete contratto degli accordi con delle entità, con delle società segrete, le società magiche, di magia, cioè potrebbe essere una qualsiasi cosa. Il fatto che voi avete fatto dei voti, oppure siete degli ex sacerdoti, sacerdotesse, delle ex suore di clausura, ecco che voi avete contratto i cosiddetti voti di castità, di povertà, di limitazione al vostro massimo bene, avete fatto dei voti appunto che limitano la vostra ricchezza, la vostra prosperità, la vostra abbondanza. E per quanto in questa vita voi stiate cercando veramente di creare la ricchezza che meritate, non riuscite, oppure potrebbe capitare che state per raggiungere il successo e poi boom, ecco che affonda di nuovo tutto. Se queste cose avvengono ciclicamente, anche altri aspetti, però il discorso è quando delle cose si ripetono ciclicamente, c'è chi dice che si tratta di una lezione che voi dovete imparare, e ci sta. Ma quando la cosa inizia a essere ripetitiva e voi non sapete come interrompere il ciclo, ecco che voi avete la possibilità in questa vita di liberarvi di questi pesi, di liberarvi del karma, di liberarvi da tutto ciò che vi sta impedendo di imparare, non attraverso gli errori, ma attraverso la via della luce, dell'amore incondizionato. Ragazzi, noi siamo qui veramente per un attimino trascendere questa dualità, perché ormai è pesante, non vogliamo più queste energie
pesanti che hanno condizionato l'umanità per milioni di anni. Oggi c'è veramente la possibilità di ascendere a una nuova vibrazione, a una nuova frequenza, ma vi posso garantire che per poter ascendere, c'è chi parla di quinta dimensione, giusto? Non si sa il tempo, in tempo lineare quando questo avverrà. A livello quantistico è già avvenuto, quindi sappiamo con certezza che noi ascenderemo come pianeta e come razza umana a un nuovo livello, a un nuovo livello di consapevolezza vibrazionale e tutto ciò che comporterà la nascita della nuova Terra. Ma torniamo nel qui ed ora, come possiamo noi ascendere a una nuova vibrazione se non sciogliamo i contratti, se non sciogliamo gli antichi voti? Ok, questo è tutto e poi ci si mettono i cosiddetti impianti. Allora, gli impianti sono, guardate, su internet potete cercare, sicuramente magari troverete anche delle cose più dettagliate, non starò lì a ripetere a memoria le cose che già sono su internet e che voi siete liberi di cercare per informarvi. Però ve lo spiego in una maniera molto semplice. Pensate a un computer. Questo computer viene messo un programma che va a bloccare tutto il sistema operativo. L'impianto è una cosa del genere. L'impianto è un programmino posto nel vostro campo energetico che a qualche livello sta impedendovi di risvegliarvi alla consapevolezza di ciò che voi siete come anime infinite, di ciò che siete stati e di ciò che sarete. Quindi un qualcosa che a qualche livello vi impedisce di allinearvi allo scopo della vita, un qualcosa che a qualche livello porta paura, trasmette forme, pensiero, energie di paura. Quindi una persona che potrebbe risvegliarsi all'improvviso, se ha degli impianti nel proprio campo energetico, potrebbe vivere esperienze molto pesanti. Naturalmente si dice che ogni anima, cioè se a te capitano delle esperienze forti è perché tu sei in grado di affrontarle. Però io col cuore, per mia esperienza personale, vi dico chi ve lo fa fare a dover imparare dal dolore, dalla sofferenza. Purtroppo ai miei tempi io non avevo nessuno che mi dicesse: Rossella, se tu fai questo ti libererai da tutto. Ho dovuto passare anni veramente di sofferenza, di una grande sofferenza e vi spiego il perché. Il discorso degli impianti, poi ci sono anche i cosiddetti attacchi psichici. Gli attacchi psichici possono essere fatti da persone, non tutte le persone operano nella luce e nell'amore. Cerchiamo un attimino di prendere consapevolezza che ci sono persone che grazie al loro libero arbitrio hanno scelto una strada che non è luminosa e vanno ad attaccare proprio voi, i cosiddetti operatori di luce. Chi ha la sfortuna di incontrare queste persone nel proprio cammino potrebbe vivere delle esperienze negative e da qui c'è il discorso delle fatture, c'è il discorso dei legamenti d'amore, legamenti ad entità, cioè non devo stare lì a spiegare nei dettagli, troverete tutto nel processo di liberazione. Se voi intendete liberarvi da tutto ciò che non è amore, vi posso garantire che con la sacra protezione del Creatore, che lo puoi chiamare Dio, e per Dio non parlo degli dei, parlo di Dio, creatore di tutto ciò che è la fonte luminosa di luce e amore puro incondizionato, quella fonte che è anche dentro di noi e che noi potremo riconnetterci, quindi la parte umana può riconnettersi alla parte divina solo quando è libera da tutto questo, da tutto ciò che non è amore, chiamiamolo così. Quindi è come avere uno zaino pesantissimo sulle spalle, noi possiamo liberare il canale e possiamo finalmente riprenderci il nostro potere divino che ci è stato negato per tantissimi anni, millenni. Siamo stati considerati esseri inferiori, siamo stati considerati servi, schiavi, noi siamo figli di Dio,
Noi siamo fratelli e sorelle di Gesù. Adesso non è un discorso religioso, ma il messaggio di un maestro come Gesù non era quello di dire io sono Dio e tu sei inferiore, era quello di dire ciò che io sto facendo lo puoi fare anche tu. Ma per poter fare questo dobbiamo liberarci dalla tutta la negatività. Premetto che maestri come Gesù ce ne sono stati e ce ne saranno, ok? E ce ne sono sul pianeta, stanno raggiungendo lo stesso livello di consapevolezza raggiunto da un maestro illuminato come poteva essere Gesù. Per illuminazione non intendo certo uno stato di coscienza alterato, Gesù era molto presente, Gesù aveva integrato il proprio sé superiore nel corpo fisico, ma questo può essere fatto da chiunque sul pianeta abbia raggiunto un certo livello di vibrazione e frequenza. Ma prima di arrivare a questi livelli dobbiamo liberare il nostro intero campo energetico da tutto ciò che non è amore. Quindi abbiamo parlato delle fatture, degli impianti, ci sono anche i cosiddetti accordi e contratti con società religiose, con società, non lo so, di magia, di società spirituali, che magari voi diventate le sette, sono veramente tantissime queste cose che non, alle volte non dipendono solo da noi, alle volte noi le ereditiamo dai nostri antenati oppure dalle vite precedenti. Quindi per piacere non dite ah io non farei mai una cosa del genere, perché ripeto, voi non ricordate chi siete stati. Quindi ci sono delle cose che potreste aver contratto voi in questa vita o nelle altre vite volontariamente, involontariamente, consciamente, inconsciamente, e ve ne dico un'altra: se voi siete in uno stato alterato di coscienza, che potrebbe essere ipnosi, stati di trance non voluti, legati anche a delle entità che potrebbero portarvi anche magari mentre canalizzate in uno stato di non consapevolezza, e voi potreste involontariamente contrarre degli accordi e dei contratti con queste entità che non sono angeli, e magari voi credete che si tratti degli angeli o degli esseri di luce. Ok? Sono veramente tantissimi gli aspetti del processo di liberazione. Queste cose che io vi dico, le dico perché oggi sempre più persone ingenuamente iniziano a canalizzare, non si proteggono, fanno le carte, i tarocchi, fanno le letture e non sanno quello che stanno facendo. Non si rendono conto che prima di aprirsi è importante prima di tutto pulire e poi proteggersi. Perché proteggersi? Perché nel piano astrale, ok, vi sono, già nel piano della Terra abbiamo i cosiddetti spiriti legati alla Terra. Qualcuno li chiamerebbe i fantasmi, non sono altro che esseri umani che una volta perso il corpo fisico, quindi non sono completamente trapassati nella luce, ma sono rimasti legati al piano della Terra per un discorso di non voler andare nella luce perché attaccati proprio alla materia, perché vogliono ancora sperimentare il piacere del corpo, e siccome non possono farlo, non hanno un loro corpo, si attaccano all'energia aurica, quindi al campo energetico delle altre persone, e quindi vanno a rubare la cosiddetta energia delle persone, e non solo, trasmettono le emozioni loro alla persona. Soprattutto vanno ad attaccare le persone un po' più fragili. Chi sono le persone più fragili? Sono le persone che hanno dipendenze da alcol, da sesso, da droghe. Ecco che lì è veramente una cosa all'ordine del giorno. A me è capitato di incontrare dei clienti che avevano delle dipendenze un po' forzate, un po' troppo forzate. Ecco che questa cosa dipendeva dal fatto che vi erano degli spiriti legati alla terra, uno più spiriti,
che andavano a succhiare l'energia di quella persona e vivevano l'esperienza attraverso quella persona. Questi sono i casi lì più semplici, ci sono casi molto più pericolosi e complicati. Pensate alle persone rabbiose che si arrabbiano tanto, ecco che lì aprono un varco e danno il permesso a questi spiriti di contribuire alla cosiddetta rabbia. E poi, insomma, non vado a parlare dei casi limite, però sono cose che capitano da sempre. Chi è sciamano sa benissimo di cosa sto parlando, tanto è vero che nella cultura sciamanica si sa che chi ha un problema di salute piuttosto che un problema comportamentale improvviso e così via, alle volte non è la persona, cioè la persona sta assorbendo energie estranee, vengono chiamati chiamati spiriti, io li sto chiamando spiriti legati alla terra, ma il concetto è lo stesso. Poi, a parte questo, vi è un piano astrale, ok? Il piano astrale ci sono veramente di tutto di più. Chiamiamoli spiriti burloni, chiamiamole entità negative che magari vi vengono anche a dire: io sono l'arcangelo Michele. Ecco che il concetto è questo: se voi siete aperti e non fate un processo di purificazione, radicamento e protezione, potreste entrare in contatto con queste forze basse che cercano di prendervi in giro, di farvi credere una cosa che non è. Nonostante siate operatori di luce, anime pulite, nonostante i vostri intenti siano puri, nonostante voi crediate che siano tutte fesserie, è il vostro libero arbitrio. Io non posso fare niente, il mio scopo è quello di portare la verità. Poi c'è chi la verità è pronto per sentirla, c'è chi invece continua a dire: a me una cosa del genere non succederà mai. E io ero una di queste, va bene? Quindi se io ve lo dico è per esperienza personale, che non starò a specificare assolutamente. Ho preso veramente delle grandi delusioni, ma un qualcosa di più grande dentro di me mi ha dato la forza di imparare da un errore e di trasmettere agli altri la verità per evitare che anche voi commettiate gli stessi errori. Poi ripeto, siete liberissimi di fare il vostro percorso. Questo è un messaggio dell'Arcangelo Michele, è mesi che mi spinge con amore a dire: sei pronta per portare questi messaggi, perché la verità, c'è chi ne parla un po', c'è chi dice una cosettina, però omette tutto il resto e la verità non viene mai fuori e nessuno si espone. Va bene, ho scelto di espormi, mettiamola così. Va bene, quindi più o meno spero di aver presentato la situazione, e c'è chi dice che ti proteggi perché hai paura. Allora, a me piace tantissimo l'esempio di Dorin Virtù, che dice: prima di ogni canalizzazione io faccio una preghiera di protezione con l'Arcangelo Michele, perché so che in questo modo, nel momento in cui mi connetto con l'Arcangelo Michele o gli angeli, sono davvero gli angeli a parlare, non vi è nessuna intromissione. Lo dice in maniera un po' semplice, delicata, però il concetto è questo. E lei dice: non è una questione di paura, ok? Se tu vai fuori e fuori sta piovendo, ok? Esci per strada, se non metti un ombrello, rischi che ti bagni, va bene? Quindi usi l'ombrello per proteggerti dalla pioggia, ma non hai paura della pioggia, semplicemente non ti vuoi bagnare. Mettiamola così. Ok, quando voi sarete in un livello tale, questo è un esempio dell'Arcangelo Michele, quando tu sarai in una vibrazione tale, in una frequenza tale, che avrai integrato il sé superiore, sarai una cosa sola con Dio, per così dire, non avrai più bisogno di proteggerti, ma tu ora stai solo accedendo alle dimensioni superiori. Non sei nella dimensione superiore, perché se no staresti una maestra ascesa. I maestri ascesi, come Gesù, non avevano bisogno di proteggersi, avevano già il sé superiore, come dire, incorporato, integrato nel sé umano. Il sé divino e il sé umano erano una cosa sola, ma noi stiamo transitando.
dobbiamo purificarci, dobbiamo liberarci, dobbiamo elevarci, dobbiamo disintossicarci. Ecco che poi iniziamo a vibrare in una vibrazione più elevata e superiore. Ecco che poi abbiamo ancora bisogno della protezione psichica. Quando vibreremo in un certo livello di frequenza e saremo veramente siamo luce, ma saremo veramente un tutt'uno col creatore, non avremo più bisogno di pregare e di proteggerci. Ma fino a quando siamo in transizione, noi siamo anime delicate. Quindi non è paura, ragazzi, è volersi bene, è amarsi. Questo è amore. La paura vi viene, sapete quando? Quando siete vittima di un attacco psichico, lì sì che vi viene la paura, perché non riuscite più a rialzarvi, perché possono passare anni perché possiate riuscire di nuovo ad aprire il vostro canale alla luce e all'amore, perché per riconquistare la fiducia in Dio possono volerci anni. E ve lo dico per esperienza personale. Per carità, la vostra chiamata dell'anima sarà molto più grande di tutto questo, ma chi ve lo fa fare a soffrire, se potete elevarvi nell'amore, ok? Questo vale per chi canalizza e questo vale per chi facilita la guarigione nelle altre persone. Accedere alla quinta dimensione, accedere all'ottava dimensione, non significa che sei nell'ottava dimensione, saresti luce. Se io sono una facilitatrice della guarigione, ok? E viene da me una persona accompagnata da delle entità. Premetto che sono una ragazza indaco cristallo che già le vede e le sente queste cose, ok? Se io non faccio un lavoro di purificazione per me e per il cliente e di protezione psichica, in automatico, inconsciamente, succede che quell'entità passa da te a me. Ma io non so come me ne posso liberare e quindi succede che poi lavora su di me, sto male io, quindi libero te dalla negatività, diciamo così, e poi sto male io. Se non vi piace la parola entità, chiamiamola energia negativa. Le persone si ammalano perché abbassano la loro frequenza, da soli o accompagnati da altre forze. Abbassando la vibrazione e la frequenza, il corpo si ammala. La mente si ammala, lo spirito si ammala. Ecco perché le persone durante le sessioni di guarigione risalgono di frequenza e guariscono. In molti casi possono essere anche guarigioni fisiche, mentali, emozionali, spirituali. Cioè funziona così l'energia e la frequenza. Ma per evitare che io, che stai bene tu e poi sto male io, perché non stiamo tutti e due bene insieme? Perché io, operatore di luce, non mi c'è, cioè il mio lavoro primario dovrebbe essere quello di essere centrata, radicata, protetta, purificata, prima di tutto io, fare in modo che anche tu raggiungi questo livello e dopodiché possiamo iniziare la sessione di guarigione. E dopodiché tu veramente in maniera molto veloce, gentile, armoniosa, tu raggiungerai la guarigione più appropriata per te. Quindi la protezione non è perché io ho paura di te, è perché io non devo distruggere me per aiutare te. E voi direte, ma non sei tu, è la frequenza. Avete perfettamente ragione, ma le anime sensibili, ok, che hanno una grande compassione, un grande cuore, se non sono protette, in automatico si prendono il male degli altri, non è una cosa razionale. I bambini cristallo sono venuti qui per portare su le frequenze, ma questi bambini devono imparare a proteggersi. I propri genitori devono aiutare questi bambini perché sono sensibili a tutto, perché se la mamma di un bambino cristallo ha il mal di testa, il bambino cristallo è un guaritore al naturale, ha l'istinto di guarire la mamma, capite?
Finché ancora siamo in questa transizione, è importante la protezione. Quando saremo a livelli vibratori, che si raggiungerà la massa critica, non ci sarà più bisogno di protezione psichica. Ma ricordiamoci che come stanno arrivando queste nuove frequenze, questa nuova energia, le forze che non vogliono questo, che vogliono mantenere la dualità, che vogliono mantenere la terza dimensione, è normale, stanno combattendo una guerra tutta loro per cercare di mantenerci bassi, per cercare di mantenerci nella paura. Ok? Il mio intento non è quello di portare paura, ma di portare consapevolezza e vi posso garantire che se voi vi liberate, vi purificate, vi proteggerete, non passerete nessuna di queste esperienze che vi ho appena elencato. Come operatrice della guarigione ho dovuto interrompere la mia attività per 3 lunghi anni, perché non, anche se lavoravo con la nuova energia, io mi prendevo il dolore degli altri. Il dolore, ragazzi, il dolore al cuore, da stare male. Mi prendevo delle cose che non andavano bene. Quando l'Arcangelo Michele mi disse: tu puoi unire il lavoro angelico con l'energia e la frequenza e tu potrai riprendere a lavorare, io non gli ho creduto, ve lo dico sinceramente, era troppo il dolore che avevo preso io, gli attacchi psichici, attacchi veri e propri, da buttarti giù e da non riuscire più a rialzarti. Quando ho iniziato finalmente a capire che i messaggi degli angeli non avevano niente a che vedere con i messaggi diversi, chiamiamoli così, ho iniziato a canalizzare solo gli angeli, ho visto come gli angeli mi hanno guidato passo dopo passo e mi hanno detto: Rossella, ti devi liberare, sei stata attaccata, processo di liberazione. Io ho detto: ma cos'è questo processo di liberazione? Sono andata su internet. E ho trovato una base, una grande preghiera meravigliosa. Io benedico le persone che l'hanno pubblicata a suo tempo. E quando l'ho fatta, ho sentito un calore che avvolgeva completamente il mio corpo. E non sono stata lì a lamentarmi: oh, la devo recitare una volta al giorno. Me la recitavo 3 volte al giorno. E dopo pochi mesi la mia vita è cambiata, ho ripreso a lavorare, a fare le sessioni di guarigione, a lavorare con gli angeli, a capire quali veramente erano i messaggi degli angeli. Le persone iniziano a avere le guarigioni, le persone iniziano a avere il riscontro, ha iniziato a muoversi una nuova energia e ora io ho capito il perché ho dovuto attraversare tutto questo e per cercare di spiegare agli indaco che i cristallo sono molto più sensibili, vedono quello che voi non vedete, sentono quello che voi non sentite, sentono le entità, sentono quando c'è un intento sbagliato, sentono quando una cosa non deve essere fatta. E quindi, cari indaco, cercate anche voi di permettere a voi stessi di sensibilizzarvi un po' di più senza averne paura, perché se voi vi sensibilizzerete di più, potrete aprirvi a quella che è la nuova terra. Non potete manifestare la nuova terra se non vi sensibilizzate, perdonatemi. La nuova terra sarà una terra di amore, sarà una terra di compassione, di luce, di gioia. Se Dio vuole, si inizierà ad evolvere nell'amore, nell'abbondanza. Non ci saranno i ricchi e i poveri, non ci saranno i bianchi e i neri, nel senso che non esisterà nessuna forma di razzismo. Basta, siamo stanchi di tutto questo. E questo è sia da una parte che dall'altra, perché comunque, vabbè, non voglio uscire in altri discorsi che non c'entrano niente. Va bene, io spero di aver portato un messaggio importante. Ripeto, consiglio a tutti coloro che facilitano la guarigione negli altri, a tutti coloro che canalizzano, che hanno intenzione di connettersi con gli angeli, che sono nei primi passi, a tutti coloro che stanno vivendo situazioni che non riescono a spiegarsi, a tutti coloro che si sentono attaccati psichicamente, che si sentono circondati dalla negatività, che non riescono a
connettersi con la propria anima. Ecco, il processo di liberazione lo consiglio vivamente a tutti. Ok? Poi se sentirete di personalizzarlo, perché magari ci sono delle cose vostre personali che voi volete aggiungere, fatelo pure, divulgatelo veramente. Questo processo di liberazione lavora col sé superiore, la luce della creazione, quindi la fonte divina d'amore che io chiamo Dio, inteso come Dio padre, madre, inteso come unione sacra tra energia maschile e femminile, inteso come fonte di luce di amore puro incondizionato, e la sacra protezione dell'arcangelo Michele, di cui mi fido ciecamente perché personalmente mi ha salvato la vita, la reputazione e la mia missione, la missione per cui sono qui sulla terra. Io vi ringrazio, vi auguro una giornata meravigliosa a tutti voi, veramente. Spero che ascoltiate la vostra anima, il vostro cuore che vi ha portato fino a qui. Ciao a tutti.